L'isola dei famosi, scandalo droga, svelati nuovi nomi di concorrenti nei guai. Le ultime novità sullo scandalo droga all'isola dei 2018, nuove rivelazioni di Avenger. Si continua a parlare dello scandalo droga che ha coinvolto alcuni dei protagonisti dell'isola dei famosi 2018, in primis Francesco Monte, come ben saprete è stato accusato da Avenger di aver fumato marijuana durante il suo soggiorno in Honduras. Affermazioni clamorose, che hanno spinto Monte a non proseguire il suo percorso nel cast del reality show di Alessia Marcuzzi e quindi a fare le valigie e sloggiare dall'isola per poter rientrare al più presto in Italia e affrontare in prima persona tale questione. Le nuove rivelazioni di Avenger sullo scandalo droga all'isola 2018. Ma la polemica droga all'isola dei famosi 2018 continua a non placarsi e ieri sera nel corso della puntata di Striscia la Notizia trasmessa su Canale 5, abbiamo visto che Avenger si è lasciata andare a delle nuove confessioni clamorose sui concorrenti in gara. Avenger, infatti, nel momento in cui credeva di non essere ripresa dalle telecamere del telegiornale Stirico di Canale 5 ha rivelato altri nomi di concorrenti VIP, che avrebbero fatto uso di droga all'isola dei famosi, l'inviato di Striscia, quindi, conosce chi sono gli altri naufraghi VIP, che avrebbero fatto uso di sostanze stupefacenti lì in Honduras anche se ha preferito non rivelarli in TV. Il filmato di Avenger nel momento in cui svelava i nomi degli altri naufraghi coinvolti nello scandalo Isola dei Famosi 2018 è stato censurato. Sta di fatto che ormai Avenger ha lanciato una nuova bomba mediatica rivelando che ci sono anche altri VIP, che avrebbero fatto uso di droga in Honduras, ma allora perché Avenger ha fatto solo il nome di Francesco Monte durante la seconda serata? Chi ha fumato droga all'Isola dei Famosi? A questo punto sarebbe stato giusto che l'ex naufraga rivelasse tutta la verità sull'accaduto e quindi che dicesse i nomi di tutti i concorrenti protagonisti di questo scandalo, che continua a far molto discutere sui giornali e sul web. Chi potrebbero essere gli altri concorrenti dell'isola ad aver fumato droga? Di sicuro non sono Cecilia Capriotti e Alessia Mancini, le uniche due concorrenti che nel corso della seconda puntata hanno preso parola per dire che non hanno fumato erba. Nei giorni scorsi su Dagospia era stato fatto il nome di Nadia Rinaldi, al punto che venne anticipato che la concorrente poteva essere squalificata da cast dell'Isola dei Famosi assieme a Francesco Monte. La verità verrà a galla prima o poi oppure no? Lo scopriremo nelle prossime ore.